Buona giornata e buon martedì da World News 24. Non è solo l'emergenza coronavirus a preoccupare, ma anche la variante, che sia brasiliana o sudafricana, è stato messo in allarme il comune di Serra Capriola, nel Foggiano, dove il sindaco Donofrio, in una lettera inviata al governatore regionale Michele Emiliano, chiede l'istituzione della zona rossa, nonostante gli screening effettuati insieme alla ASL. Tra l'altro si è cercato di arginare la situazione, ma considerando i casi in aumento, dice il primo cittadino, serve un'azione più mirata. Si chiedono ulteriori misure e anche una istituzione della zona rossa all'interno del territorio della città Down, al fine di tutelare la salute dei cittadini. Ma facciamo il punto della situazione in Puglia e in Italia con i dati. Notevole calo dei casi da coronavirus in Puglia ed in Italia. Nel bollettino regionale pugliese i casi sono 377. La maglia nera continua a rimanere il Barese con 142 casi, a seguire poi 115 nel Foggiano, 61 nel Salento e poi a seguire 29 nel Tarantino, 31 nel Brindisino e 6 nella Vat, per un totale di casi a livello regionale di 129.467. Il piano dei vaccini è uno dei punti del premier incaricato Draghi, il quale dice nelle consultazioni in corso intensificare e accelerarne la campagna, valutando in particolare gli aspetti della logistica e della produzione. Verrebbe citato anche la campagna di vaccinazione condotta nel Regno Unito. Intanto anche i casi a livello nazionale diminuiscono, 7.970 rispetto agli 11.641 di domenica. Le vittime sono 307 rispetto ai 270 di 24 ore prima. Cultura prosegue con grande successo l'iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese Indovina chi viene a scena, in cui tante città presentano in diretta streaming due spettacoli in cui poter approcciare al meglio per un ritorno in sicurezza degli spettatori in teatro alla fine dell'emergenza sanitaria. Lo scorso 7 febbraio è stata la città di Troia nel Foggiano, dove dal Cineteatro Comunale Cimaia si sono esibiti in due spettacoli gli attori dell'associazione culturale Ultima Fermata, prima al Cineteatro Comunale e poi al Teatro della Polvere. La compagnia, così come le precedenti delle altre città sparse tra province di Bari e Labatt e anche Salento, Brindisino e Tarantino, due spettacoli diversi ma intensi a seconda del tema in oggetto. Prossimo appuntamento sarà a Torre Maggiore dal Teatro Rossi. Novità alla ex Sofim di Foggia, il processo di riorganizzazione di CNH Industrial procede secondo quanto pattuito nell'accordo del 10 marzo dello scorso anno e i volumi produttivi sono in ripresa rispetto allo scorso anno, tuttavia sul futuro gravano le incognite delle vicende societarie. A Foggia la riorganizzazione procede conformemente agli accordi per prepararsi al venir meno della commessa Sevel. FIM, FIOM, UILM, FISMIC e UGLM durante l'ultima riunione congiunta hanno chiesto al governo di continuare a seguire le vicende industriali e societarie. Intanto, nello stabilimento foggiano dell'ex Sofim c'è preoccupazione per una eventuale vendita della fabbrica di motori ai cinesi. La FPT di Foggia dà lavoro a 1.800 dipendenti, i quali temono che la trattativa possa subire un'accelerazione con ripercussioni proprio su di loro. Pallavolo, riprendono oggi gli allenamenti della Fenice Libera Virtus, squadra che milita nel campionato di Serie B1 donne e reduce dal sofferto successo di domenica scorsa a Castellana Grotte contro il Volley Noci con il punteggio di 3-1. Il tecnico della formazione Ofantina, Marco Brevieri, ai nostri microfoni, analizza la partita di domenica scorsa. Sulla partita devo dire che abbiamo visto due buonissimi primi set,
Poi nel jazz inevitabilmente è arrivato un po' il calo, che un po' è fisiologico, un po' mi ha fatto arrabbiare, perché la mancanza di lucidità nel finale di set e anche un po' prima ha fatto sì che non riuscissimo a fare più le cose che avremmo dovuto fare e che abbiamo fatto molto bene nei primi due. Da un punto di vista tecnico c'è poco da dire, loro sono una squadra che pur in difficoltà perché gli mancava il calciatore titolare, sono molto, come dire, agoniste, tant'è che non è mettere la palla per terra, no? Spesso abbiamo incontrato difficoltà, ma non per demeriti nostri quanto per meriti loro, perché difendono veramente tanto. Devo dire che comunque i primi due set è stata una bella partita, mi è piaciuta. E il quarto e il terzo sicuramente siamo calati noi, ma anche un po' loro. E il quarto ci si è infilato bene subito, quindi direi che brave così. Cioè, dopo 5 settimane di lavoro si fa anche fatica a chiedere di più. I meccanismi sono quelli che sono. Il tempo di lavorare ovviamente non c'è stato, cioè c'è stato ma solo parzialmente, e quindi non si può certo pretendere che in questo momento si esprime il miglior gioco. E con la pagina sportiva siamo arrivati al termine di questa edizione del mattino di War News 24. Grazie di essere stati in visione al nostro ascolto. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale, come sempre, alle 13. A più tardi.